Ancora una vittima in Francia per la nuova ondata di maltempo con l'arrivo della tempesta Eleanor. In Val d'Isère una donna di 88 anni è morta annegata per l'inondazione della sua casa per colpa delle forti piogge. In tutta la Francia salgono a 3 i morti accertati, con 29 i feriti, di cui 4 in condizioni gravi. 21 dipartimenti transalpini, compresa la Corsica, restano ancora in allerta arancione per piogge, inondazioni, valanghe e mareggiate. 15.000 le case ancora senza corrente elettrica. A Parigi interrotte le visite alla Torre Eiffel e monitorata la Senna per paura di esondazioni. Oltre alla Francia, Eleanor ha colpito l'Austria, dove si è temuto per dei turisti rimasti bloccati su una seggiovia, l'Inghilterra, l'Olanda e la Svizzera, dove per il vento si è ribaltato il vagone di un treno. La tempesta ha sfiorato anche l'Italia dalle parti della Val d'Aosta. Dopo 21 ore di isolamento, le prime auto di turisti in partenza da Cervinia hanno potuto lasciare la località e transitare sulla strada che porta a valle. La viabilità era stata bloccata per il pericolo che alcune slavine potessero raggiungere la strada regionale. Dove mi dite voi? Dove mi dite voi?